Daniela Cassina, neoassessore al turismo e alla cultura. Finalmente forse la volta buona a Sanremo se ritorni a parlare di cultura? Speriamo, nella sua accezione più vasta sicuramente sarà una sfida e la mia scommessa. La cultura deve essere vista per una città come Sanremo, per la sua storia, proprio in funzione in chiave turistica. Quindi il binomio che ha voluto il sindaco Biancheri è esatto, turismo e cultura e patrimonio storico, perché tutti questi elementi devono concorrere al rilancio di Sanremo in termini di qualità. Quindi il nostro obiettivo, la nostra scommessa sarà proprio quello di riportare Sanremo a essere centrale in campo, in ambito turistico e in ambito culturale a livello italiano e anche internazionale. Questo è il nostro obiettivo, e ridare qualità a una città che deve essere ospitale per i turisti, per gli ospiti, e deve essere vivibile per i cittadini. Quindi mantenimento dei grandi eventi, delle grandi manifestazioni, con un qualcosa in più, cioè il coinvolgimento di tutta la città, delle categorie e delle associazioni a concorrere a questo obiettivo.